Cristoso mio. De Milano, Minopolito, provincia di Milano, scelto cardinale al sinte di 16 titoli, cioè il resto degli apostoli. Probabilmente già ha avuto quasi sempre una stessa personalità della carriera non moderna, presenza di Aici. Este domnul de filosofie și teologie, Evidenția că ne plăceam pentru la voastră prezență aici,
per noi è un grande onore e anche ci aiuta a capire di più l'universalità della Chiesa. Dio ci ha dato ai nostri fedeli la sua parola che lei gentilmente ci ha offerto come un padre ai suoi figli, di passare di più da una fede di convenzione a una fede di convinzione. La sua presenza qui ci aiuta in questo senso, noi la ringraziamo e mettiamo tutto sotto il segno del 1700 anni dell'editto di Milano, ma anche dei 160 anni del nostro anniversario. Grazie Eminenza e grazie a tutti gli accompagnatori, tutti quelli che sono venuti anche da Milano in questa occasione. Vi ringraziamo e Dio vi benedica. Facciamo un buon lavoro. Se contro di me divasta la battaglia, anche a voi.
la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe. E ora mi alzo la testa sui nemici che mi circondano, immolerò nella sua casa sacrifici di esultanza, inni di gioia canterò al Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Tu sei il nostro aiuto, non abbandonarci. Non trascurarci, o Dio di salvezza. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari, contro di me sono insorti falsi testimoni che stirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rimbranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei il nostro aiuto, non abbandonarci, non trascurarci, o Dio di salvezza. O Dio, rifugio di chi spera in te, tu hai accolto nella dimora di gloria il Figlio tuo unigenito, che nel giorno della prova ti ha invocato. Ai tuoi servi, che pur nell'angoscia, fiduciosi ricercano la consolazione del tuo volto, concedi di contemplare la tua bontà senza fine nella terra dei viventi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ricordati, Signore, della tua misericordia. La mia vita è piegare del Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Yeah.
secoli dei secoli. Amen. Și noi putem spune acest lucru pentru că
de fapt Iisus ne învață să facem Biserică, a iubirii, să lăsăm deoparte tot ceea ce este străin iubirii și să fim într-o de tine comune. Evidența sa te mulțumește din nou tuturor pentru acest moment de comunie. Sia glorificato il nome di Dio Padre che circonda di amore infinito il popolo dei suoi eletti. A Lui rivolgiamo la nostra preghiera. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ricordati del Papa Francesco, del nostro Vescovo Angelo, dei Vescovi Florentino e Virgilio e di tutti i pastori della Chiesa. Conferma la generosa dedizione al Sacro Mistero. Manda operai nella tua messe. Perché tutte le genti riconoscano in te il solo vero Dio e Gesù Cristo, il Figlio che tu hai mandato. Provvedi ai poveri della terra il cibo, la casa e quanto è necessario alla vita. Conforta gli oppressi dal dolore e dalla fatica. Fa che la comunità sia rifugiata e effettivamente soccorsa. Abbi misericordia di coloro che oggi hanno lasciato questa vita e accogli la pace del tuo regno. Obbedienti al comando del Salvatore, invochiamo ora il Creatore di tutto. Padre nostro, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Yeah.
Signore, inizi a cesarsi. Evidenza del Bellissima, vogliamo anche materialmente mostrare la nostra gratitudine per un piccolo segno che rimarrà accanto a tante altre esigenze più grandi del passaggio di Romania e dalla croce di San Giuseppe che i nostri canonici portavano sin dal 1856. E vogliamo anche offrirvi questo diploma che insieme a questa medaglia che dice così: si conferisce il diploma d'onore della croce San Giuseppe a Sua Eminenza Reverendissima Angelo Cardinal Scola come segno di alto apprezzamento per il sostegno della stretta collaborazione sul piano pastorale, educativo e di comunione con la nostra eparchia per il contributo all'approfondimento delle scienze teologiche e alla promozione del dialogo ecumenico interreligioso e interculturale, con profonda gratitudine e viva considerazione in comunione firma il sottoscritto. Grazie.
Milano, voglio lasciare un ricordo e un segno a tutti voi, donando a Sua Eccellenza Florentini la medaglia storica della nostra diocesi, che raffigura i due grandi santi, Sant'Ambrogio e San Carlo Borromeo. E questo è un segno di comunione che tutti i vescovi che visitano la Chiesa di Milano ricevono da lunga tradizione da parte dell'Arcivescovo. Episcopo di Florentino, un medaglia omaggio per il benvenuto del Santo Carlo Borromeo, ci permette di tante personalità di visitare il Milano, il Milano.